c'è Silvio in casa? Che faccio? La cassapanca. Ma che vuol dire la cassapanca? Ave, Cecilio Tacito. Ave, Terenzio Varrone. Ave. Ave. Non vi preoccupate, è solo una formalità. Sono venuto per chiederti notizie di Camillo, l'attore, tuo cognato. Io non lo vedo da tanto tempo, con quanto sarà? Che giorno è oggi? Ma che ore sono? Io so che è venuto qua, ma se voi mi dite che non c'è, vi credo. E perché non dovresti? Scusa, senti, che ha fatto Camillo? Non lo so, io so solo che è una formalità. Senti, a me lo puoi dire, io sono Cecilio Tacito, senatore di Roma, instrumentum regni, strumento del regno. Camillo ha commesso un crimine di lesa maestà, crimine lese maiestatis. Ma che fai? Traduci quello che dici. No, senti che Terenzio, Camillo è un irresponsabile. Quello apre bocca senza assicurarsi che sia collegata col cervello, capito? Un cervello, con la sconfinata solitudine che c'ha nel cranio. Che ha fatto? Ma non lo so. Senti, Camillo è soltanto un narratore di facezie, no? L'ultima volta in teatro il pubblico si è tutto addormentato. E quelli che sono andati via erano sonnambuli, pensa come noioso. Ma adesso tu mi dirai, ma questa volta con l'imperatore è stato pesante. E allora io ti direi, ma è scemo, ma te lo sto dicendo che è scemo. E allora tu mi dirai, ma questa volta l'imperatore lo vuole far bruciare vivo. E allora io ti direi, salvalo tu, Terenzio, diglielo tu all'imperatore, qui che Camillo è scemo, e allora tu mi dirai... Non ti ho detto niente io. No. E allora? Terenzio, senti Terenzio, papà che fate? Non c'è niente da sentire! Terenzio, scusa un attimo, Terenzio, ma che consiglio mi dai? Una riflessione, che certamente faranno anche altre persone, ma più che una riflessione, un'ipotesi, anzi, una domanda. Cecilio Tacito, senatore di Roma, nasconde l'attore Camillo perché teme che si possa risalire ai mandanti politici del pubblico attacco contro l'imperatore. È così o no? Ma come così? Ma quale mandanti? Ma quello è scemo per conto suo, no? E poi scusa, Terenzio, ma chi ti dice che io lo nascondo? Appunto, qui non c'è e io me ne vado. Certo. E in giro dirò che qui non c'era. Va bene così? Va benissimo. Ma Camillo è uscito? Ah, questo non ci sente manco più con la testa. Andate via, papà. D'altro canto, come si dice? Nomina sunt omina. I nomi sono presagi. E come si chiama, papà? Anco surdo. Ma bene volete, andà. Si sente solo quando gli pare. Questo capita pure a me. Sì. Battaglione? Passo romano, io ripasso, sempre romano. Ave! Ave! Ave Terenzio! Che ti ha detto? Che siamo rovinati. È tutta colpa tua! Sì, certo è colpa mia. È colpa mia, il fratello è mio. Le barzellette contro l'imperatore le ho dette io. Giulio Cesare l'ho ammazzato io. Dipende tutto da me. E chi so, Andreotti! Non mi chiede chi è, non lo so, è uno che mi sogno la notte, va bene? Ah, ma questa volta Camillo lo salvi te, lo tiri fuori tu dai guai! Io semmai lo tiro fuori dalla cassapanca, anzi inchiodiamola così com'è e portiamola via, che qui dentro non mi è mai piaciuta, va bene? Se ci avessimo un fratello al giorno si potrebbe rinnovare tutta la mobilia. Ma lo senti che sta di... Ma che me faranno? Lo saprai dopo l'autopsia. Diamo una decisione, eh? Perché non lo porti da quei parenti tuoi a capo? Ma perché i parenti miei? Quelli sono già in pericolo di vita per la fame. Presto, prendete la carrozza. Sta la carrozziere. E allora andate a cavallo. Sta dal veterinario per una messa a punto. Ho capito, andiamoci a piedi. Nei miei sono parenti lontani. No, la casa potrebbe essere circondata. Meglio dal giardino. Presto, andate, io vi raggiungo subito. Se ci dovesse essere un'indagine, io non vi ho aiutato, Papà, lasciate perdere, non portate niente, non vi fate coinvolgere. Questi mi hanno già coinvolto. Tieni, fatemi passare. Ma quello è il borsellino mio. Ma c'è pure la tredicesima. Ma che buttiamo, i sestersi così? Non perdi occasione che sto assistito. Vai, è Tizio Caio. Mi raccomando, nascondilo fra le pecore. Fallo brucare, fallo pascolare. Basta che nessuno sappia dove si trova, poi torna a vedere. Quando ritorni, portami pure un po' tedesco. Oddio, i cani dei vicini. Forse si risolve il problema ora. Ma lo senti che sta di? E di qua non ti passo. Presto, dalla finestra del vestibolo. Mi sono perso pure i soldi. Ah,
ma non famo prima a buttarlo nel posto e a lasciarlo là? Ma come li recupero i soldi io con sti cani? Come? Ma ti rendi conto di quello che hai fatto o no? Allora, e se te dovessero chiedere tu a casa mia non ci sei stato mai? Questa Speriamo bene. Sia chiaro che tu domani vai a parlare direttamente con lui. A lui chi? Lui. L'imperatore. Ma che sei matta? Sei o non sei un senatore? Eh? Chi vuoi che ci mandiamo? Tizio Caio? Non c'è. Ma è possibile che ogni volta che si tratta di risolvere una questione grave sono io che devo dirti quello che devi fare? Se sei un uomo, leva Camillo dai guai. Certo, levo lui e me ci metto io. Che faccio? Vado dall'imperatore, mi scrivo salve dietro la schiena e mi butto per terra, eh? Perché? Hai qualche altra idea? Non lo so. Ma che ne so? Chiedere pietà all'imperatore sarà meglio o peggio? Ecco, che ne so? Ho dei dubbi, ecco. E tu solo quelli hai. Guarda che gli uomini intelligenti hanno sempre dei dubbi. Solo i cretini sono sicuri. Ne sei sicuro? Sicurissimo. È meglio che vada a dormire, eh? Ecco, è meglio. Per esempio, noi siamo convinti che la terra sia piatta, no? Che tu cammini e non succede mai niente. E se invece la terra fosse, che so io, quadrata, rotonda, tu pensa quanti anni sbagliati avremmo passato. Anni e anni di terra piatta che invece è rotonda. Quindi forse sbaglio pure io. Magari vado dall'imperatore e quello mi dice: carissimo, te regalo una provincia, te do quello che ti pare, una galera, in senso nautico, si capisce? Ma perché? Ma non potrebbe chiudere un occhio? Ma non mi potrebbe dire: beh, certo che sto Camillo l'ha fatta grossa, eh? E se invece mi dicesse: e l'attore Camillo dove lo nascondi? E allora gli dovrei dire: l'ho già strozzato con le mani mie. Solo che dopo lo dovrei fare. E se invece... fai conto, l'imperatore mi facesse ammazzare come me vede, e allora vorrà dire che il problema l'ho risolto. Oh, ma vuoi venire a dormire? Hai riscattato l'antifurto. Ti pare questa l'ora del fantasma? Eh? Io le grandi decisioni le pio la notte. Oh. Allora è meglio che dormi. Ma lo sai che c'hai ragione te? Io mi devo far ricevere dall'imperatore. E sai che gli dico? Che gli dici? Io te lo volevo chiedere a te. Lentulo. Ecco. Ma che parliamo, da sgonfi? No, parla. Ecco, senti, io, mio cognato, no, che fa l'attore, in uno spettacolo pubblico mio cognato ha insultato l'imperatore. Ecco, e io non so che fare, sono nel pallone, capisci? Ma che fai, degli sgonfi? Che vuoi dire, che l'imperatore mi sgonfierà pure a me? Senti, l'indovino sei te. Oh, io che cosa gli devo dire all'imperatore? Praticamente, gli dici che il pubblico non ha applaudito,
ha battuto le mani solo perché la stanza era piena di zanzare. Ma sì, sì, io questo l'ho detto a tutti, ma non mi crede nessuno. Pensano che sia stato io a distruggere mio cognato, capito? Senti, cerca di essere chiaro, per favore, almeno dimmi che cosa non gli devo dire, ecco. Maestà, maestà, credo che la vogliono al telefono. Come sarebbe, credo? C'è uno che dice, sei tu vecchio idiota? Ecco, questo è meglio che non glielo dico. Senti, ascoltami bene. Adesso mi dovresti dire che cosa gli devo dire io all'imperatore. E tu gli dici, io esigo che tu mi creda. Io pretendo la tua fiducia. Ah, ecco. E poi? E poi gli dici, scusami la franchezza, ma difendendo la mia lealtà io difendo la credibilità delle istituzioni che prima te e poi io rappresentiamo. E gli dico questo? Sì, sì, digli questo. Tanto a noi ci frega. No, parla, no, parla. Ah, non ci devo parlare allora. Parlami. Ah, ci devo parlare. No, parla, no, parla. No, non ci parlo, ma che passiamo tutta la notte così? Ma la notte. Senti. Ma la notte. Sai che è? Ma la notte. All'imperatore? Ma la notte. Io, ma la notte. Gli vorrei dire. Ma la notte. No. No. Ma la notte. Dico, ma la notte. Ma la notte. Io esigo che tu mi creda, io pretendo la tua fiducia.